io amo dire ai miei pazienti, se io ti taglio un dito, non è la tua mano che si arrabbia, non è nemmeno il tuo braccio, sei tu che ti arrabbi, perché quello è il tuo dito. E quindi, analogamente, se tu hai per esempio un problema gastrico, quando vai al supermercato a fare la spesa, non ci vai solo con lo stomaco, ci vai con tutto il resto dell'organismo e ci vai anche con tutto te stesso. Quindi non c'è una vera separazione tra psiche e corpo. Tutto ciò che appartiene a te come persona riguarda, dovrebbe riguardare il territorio di studio del medico. In realtà, che nella medicina cosiddetta convenzionale, i colleghi illuminati fanno questo. In medicina omeopatica questo è determinante, questa è semmai una sfumatura importante, è un aspetto caratteristico, è determinante per la diagnosi di rimedio. E quindi, perché in qualche modo, se tu hai un problema di natura emotiva, il tuo cuore, ovviamente è il tuo cuore, quindi ha lo stesso problema, il tuo stomaco ha lo stesso problema, lo manifesta con la grammatica che è propria dello stomaco. Che potrà fare il cuore? Potrà palpitare, battere più in fretta, battere in modo irregolare e così via. Allora, quando noi non parliamo, non siamo ancora di fronte ad una patologia organica in cui tutto si è cristallizzato, per esempio un problema coronarico importante, nel qual caso comunque possiamo dare un aiuto in parallelo al lavoro del cardiologo o del cardiochirurgo, ma se parliamo di qualcosa ancora di funzionale, lì tutto il territorio della medicina omeopatica, in gran parte il territorio della medicina omeopatica, questo vale per il cuore, vale per qualunque altro organo, sempre noi dobbiamo tenere in considerazione che la parte esprime con la grammatica che le è propria il tema che è della persona a cui appartiene. È molto bella l'idea che non siamo solo questa macchina funzionante, ma dietro la macchina c'è di più. Sì, sì, non solo è così, ma a parità di macchina, il modo in cui questa macchina, perché in qualche modo tutti noi considerandoci in quanto macchine siamo molto simili, abbiamo tutti un naso, due occhi, eccetera, ma ognuno di noi ha un modo di pilotare questa macchina, è una macchina che funziona in modo diverso, sottilmente e a volte profondamente diverso. E lo scopo del medico omeopatico è quello di cogliere appunto questa diversità, che è una diversità che si può esprimere fisicamente, per esempio nel modo di digerire o nel modo di funzionare in una qualunque altra parte di corpo, oppure nel modo in cui si esprime e si manifesta un mal di testa, oppure nel carattere della persona. Non c'è un bisturi che possa separare corpo da mente, e in un'ottica di medicina scientifica noi dovremmo tenere in considerazione tutto quello che c'è, come espressione di tutto quello che c'è, perché l'essere umano è complesso e questo è, ogni separazione va bene nel proprio ambito. Io se ho un dito rotto dovrò occuparmi solo del dito, ma se voglio prendere in considerazione una persona che è malata, allora devo considerare